Anche oggi ci colleghiamo con Loppiano, dove c'è in collegamento Skype il nostro corrispondente Redi Magenzani. Ciao Redi. Ciao Anna Maria, un saluto a tutti, alla redazione, a chi ci sta seguendo. E allora, settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è appena terminata, sicuramente lì che si vive l'ecumenismo proprio in concreto, avrai sicuramente qualcosa da dirci, insomma, di Sì, quel che. e senz'altro è stata una settimana che è congeniale a Loppiano, addirittura ha avuto un tocco di dialogo interreligioso perché dovrebbero esserci anche delle immagini. Abbiamo avuto la gioia di ospitare un gruppo di monaci e monache buddiste, anche un gruppo di laici coreani, che sono venuti, hanno saputo dell'esistenza della cittadella e hanno desiderato passare una giornata con noi e proprio nella settimana di unità dei cristiani e quindi con questo respiro interreligioso. Ecco, dovremmo avere alcune immagini. Sì. E Sono state ore di grandissima sintonia. Loro hanno infatti colto. ci facciamo Sì. accompagnare dalle immagini e sicuramente, insomma, ci possiamo anche calare o con un po' di fantasia in quel che si è vissuto lì e l'aria che si è respirata. È proprio così, proprio così. E poi, come dicevi, ecco la settimana. In questa settimana abbiamo conosciuto in una serata maggiormente le chiese ortodosse. Abbiamo voluto entrare nella storia, nel famoso abbraccio di Atenagoras e Paolo VI, no? Che abbiamo visto in questi giorni, che cade il 50° adesso in Terra Santa, e anche l'apporto che Chiara Lubich stessa ha dato a questo dialogo e all'amicizia speciale con Atenagoras. Questa una serata, una seconda serata è stata 23 gennaio scorso col vescovo di Fiesole, Monsignor Meini, e diversi rappresentanti delle chiese cristiane che vivono qui nella zona, in Teotocos, una Teotocos gremita. In questi giorni leggevo un'intervista fatta a Chiara Lubich quasi 40 anni fa, nel 76, e mi ha fatto impressione sentire come questo scritto, che ha 40 anni, invece ha questa lungimiranza. Perché devo dirti, Anna Maria, che all'inizio del movimento e nei primi decenni non è che si pensava di avere anche un carattere ecumenico. Anzi, un giorno chiesero a Chiara: ma lei dice, tra le finalità del movimento c'è anche quello ecumenico? No, era qualcosa che si svegliava e la vita ha portato i contatti, la vita ha portato all'amore reciproco, la vita, niente è stato fatto a tavolino. Senti qualche riga del 76, scrive Chiara: non so come ringraziare Dio d'avermi portato in contatto con cristiani delle denominazioni più varie e importanti. Il vivere con loro, il trattare con loro, scrive Chiara, soprattutto il conoscerli, mi ha messo nel cuore un grande senso di stupore e di gratitudine verso la provvidenza per aver vegliato in queste chiese e comunità ecclesiali e le tante ricchezze di fede, di speranza, a volte della liturgia, sul valore della parola di Dio. Al contatto con loro mi si è allargato enormemente il cuore. Ho sentito che non siamo solo più una famiglia di tot milioni di fratelli perché cattolici, no, siamo più di 1 miliardo perché cristiani. Siamo tutti fratelli che amano Cristo, che cercano di amarlo, e aver questo denominatore comune è già molto, moltissimo. Questo è lo scritto del 76. Del 76, quindi quasi 40 anni fa, attualissime queste parole, poi vissute in concreto proprio lì a Loppiano, in qualsiasi comunità dei focolari. Noi ne abbiamo insomma la prova ogni settimana e testimonianza. E allora, una settimana che per voi, una settimana di preghiera chiesta a tutti i cristiani, ma sicuramente per voi è così tutto l'anno. E perché in certo senso è la cittadella dell'unità, no? Dell'unità. Che è proprio anche il carisma specifico. Però Certo. qui dobbiamo ricordarci che l'unità, e l'ha ricordato anche ultimamente Papa Francesco, l'unità è un dono di Dio, per cui lavorare
pregare e attendersi tutto. Anzi, Papa Francesco ha detto che dobbiamo continuare a sperare, a credere, a pregare, a lavorare per l'unità con rinnovato slancio. E una cosa che lui continua a ripetere, dice: se viviamo il Vangelo in questa Chiesa, se lo si vive in questa Chiesa, se in tutte le Chiese viviamo il Vangelo, ci incontriamo. E per cui è questo ecumenismo spirituale, questo ecumenismo di popolo, questo ecumenismo basato sulla vita del Vangelo. Ed è per questo che l'ospite di oggi è venuto, perché proprio l'altra sera parlavamo fra noi e ho scoperto in lui un'autenticità evangelica che veramente fa sentire il tocco di Dio nella nostra vita, anche spicciola. E se vuoi lo presentiamo. Sì, certamente. E praticamente lui, lo anticipiamo già, sì, non è nato cristiano, quindi insomma ha sicuramente qualcosa da raccontare di molto forte. E allora io ne approfitto per salutare te e salutare tutti e cedo il microfono all'ospite di oggi che tu presenterai e si presenterà. Grazie a te Redi e alla prossima settimana come sempre. E allora l'ospite che anticipava Redi diventerà sicuramente anche nostro amico, perché così succede con tutti quelli che Redi appunto ci presenta e che hanno una bellissima testimonianza da raccontare. Lo vediamo già, eccolo, pronto, anche lui in collegamento Skype. Io pronuncio soltanto il nome perché è più semplice, viene dal Burundi e si chiama Melchior. Ciao Melchior, benvenuto. Ciao, sono Melchior dal Burundi. Ecco qua. E allora, Redi ha detto che sai parlare benissimo l'italiano, quindi non avremo problemi a comunicare. Provo a parlare italiano, ma non parlo bene così. Sì, 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 già le prime parole vanno benissimo. Da quanto tempo sei a Loppiano, Melchior? Da un anno che sono a Loppiano. E sei lì perché studi in un istituto universitario che noi abbiamo avuto modo di conoscere, l'Istituto Sofia, vero? Sì. Sono venuto dal Burundi da un anno perché sentivo questo Istituto Universitario Sofia che mi fa crescere sia nel spirito sia nell'intellettuale. Quindi Sofia è un luogo dove si può imparare la vita e lo studio, mettere insieme lo studio e la vita. E poi insomma è l'ideale, dovrebbe essere così per tutti i giovani, per tutti i ragazzi. Sì, per tutti i giovani diversi, perché veniamo da 30 paesi diversi, quindi tutte le quattro, cioè 30 nazioni diverse, quindi ognuno ha la sua cultura, la sua modo di vivere, ma insieme cerchiamo a vivere la stessa realtà, questa unità che Dio ci chiede sempre. Quindi tu sei proprio a Sofia da un anno, cosa hai raccolto sì, in questo anno? Quanti frutti hai raccolto già? Sicuramente hai avuto una bella esperienza finora. Sì, un'esperienza molto importante perché qui ho potuto sperimentare come si vive l'unità nella diversità, perché essendo di religioni diverse, essendo di culture diverse, essere insieme, fare qualcosa insieme, studiare insieme, già che per me è un'esperienza nuova che penso come cristiano, anche imparare da quelli che non sono cristiani, quindi per me è un'esperienza forte, sia nello studio sia nella vita, le due insieme. Hai trovato qualche difficoltà per questa diversità che c'è, ma evidentemente non viene nemmeno fuori? Sì, sicuramente sì, all'inizio non era facile, perché vivere insieme con dell'altra cultura, dell'altra realtà, dell'altra religione, musulmane, cattolici, buddiste, non è facile, ma quando ci mettiamo insieme, ognuno fa la sua parte, l'unità diventa facile. All'inizio non è facile, ma piano piano diventa una vita che ci piace a tutti. Melchior, so, perché Redi lo ha anticipato, che sì. Prima lo abbiamo anche accennato noi stessi, prima non eri cristiano, ma all'età di 17 anni hai fatto questa scelta. Che cos'è che ti ha fatto decidere? Diciamo, quelli che non conoscono il Burundi, ha attraversato una guerra civile dal 1993 al 2005. Quindi in questo momento di guerra, io quando avevo 17 anni ho incontrato il movimento dei focolari e da lì ho conosciuto l'Evangelo e ho fatto una scelta di fare Dio, a dare Dio il primo posto, e così ho cominciato a vivere l'Evangelo a 17 anni. Quindi ero un po' grande, diciamo. La tua famiglia come l'ha presa?
E la mia famiglia era non cristiano, ma cristiano non praticante, non andava alla messa, anche io non andavo alla messa. Noi tutti eravamo sempre a casa a fare altre cose, affari, altre cose, business, quindi non c'era tempo per Dio, per l'Evangelo. Ma adesso, quando io ho conosciuto il movimento, ho conosciuto il Vangelo, anche la famiglia dopo, la mamma, la papà, tutti hanno conosciuto il Vangelo. Adesso posso dire che sono più credente di me, quindi è tutta una famiglia che ha conosciuto Dio, insomma. Li hai contagiati forse, evidentemente, come Sì, si fa è con questo, l'influenza. sì, è questo, sì, è proprio questo. Ed è questo Sì. già un gran risultato, dando esperienza, insomma, poi si dà testimonianza, raccontando la propria esperienza, si dà testimonianza di vita cristiana. Sì. Un'altra cosa che posso dire è che quando ho conosciuto, cioè ho incontrato Dio, ho visto che l'Evangelo bisogna anche vivere nelle cose concrete. Sì. È questo che inizia la mia esperienza che ho fatto in novembre di l'anno scorso. Sì, infatti, hai avuto un'esperienza forte di Vangelo vissuto in occasione Sì. del tuo ritorno in Burundi. Di che cosa si tratta? Sì, è perché prima di venire qua a Ropiano, Sì. come volevo vivere l'Evangelo nelle cose pratiche, ho cercato di aiutare gli orfani, che sono tantissimi nei Burundi. Io ho cercato di aiutare quattro di tanti giovani orfani che sono nei Burundi. Ma quando sono arrivato qua è nato un problema nuovo che non c'era prima. La loro terra è stata conquistata da un'altra famiglia, perché nei Burundi posso dire che questo è un problema, un conflitto sulla terra. Perché Burundi la terra è come l'identità della persona, di una famiglia, quindi cioè, sì, c'è un problema sulla terra, si può anche succedere tante cose. E lì la loro terra è stata conquistata e come sono ancora giovani, diciamo minore, hanno bevuto una persona che può dare una testimonianza. Era io che potevo andare e dire quello che so su questa terra. Quindi novembre cercavo di andare, ma non avevo, anzi, non avevo soldi per comprare il biglietto, non avevo niente. Ma nella mia fede come cristiano, ho detto, io ho la voglia, ma non so come posso andare. Lì, un giorno, domenica, sono andato alla messa, qui a Ropiano, a Teutocos. Una persona che mi conosce bene mi ha chiamato, ma stai bene? Sì, sto bene, ma ho un po' di difficoltà. E quando ho parlato questa cosa, lui ha detto, ma guarda, io posso aiutare a comprare il biglietto. Così ho visto che era già il segno di Dio che mi dice va avanti. E sono andato in novembre. Andando lì, arrivando a Roma per prendere aereo, ho trovato una persona che conoscevo che mi ha chiesto se potevo portare per lui due bottiglie di vino in Burundi. E io ho detto, ma posso fare questa cosa d'amore? Sì. E ho portato queste due bottiglie di vino in Burundi. Arrivare in Burundi con tanti stress, con tanti problemi, non ho potuto pensare che avevo portato il vino. Quindi ho dimenticato tutto. Ho cominciato questo processo, andare al tribunale tante volte, sono andato 7 volte e lì ero stanchissimo, ero un po' scoraggiato perché, sai, per me era la prima volta che vado nel tribunale. Lì c'era anche tanta tensione tra io e questa famiglia che reclamava la terra. E quindi per me a un certo punto mi dicevo, ma non ce la faccio più. È impossibile di vincere questo processo perché loro hanno la forza che noi. E lì mi sono scoraggiato, ho detto, ma va bene, ho perso il biglietto, ho perso il tempo e devo tornare in Italia per studiare. Quando io non ci credevo più, un giorno ho sentito una chiamata, una telefonata. Era una persona che io non conoscevo. Lui mi chiede, ma sei Melchioro? Ho detto, sì, sono Melchioro. E lui ha detto, ma hai portato qualcosa? Mi hanno detto che mi hai portato qualcosa. Ho detto, ah, scusa, ho dimenticato, ti ho portato il vino. Ha detto, sì, puoi portarmi nel mio ufficio? Io nel mio cuore mi sono detto, ma lui mi chiede di portare anche nel suo ufficio. Io ho portato da Roma fino al Burundi, adesso devo portare anche nel suo ufficio? Un po' Ho detto, troppo. ma forse devo amare ancora. È così che ho portato questo vino. Ma una cosa che Dio, la risposta era lì, era Dio che voleva rispondermi in questo ufficio, perché questa persona era il preside della Commissione di Terra, Arti e Beni, quindi il responsabile di questo tipo di processi. Quindi
Quindi quando ho cominciato a parlare perché sono venuto in Burundi, cosa sta succedendo, lui mi ha detto, ma guarda, è noi che devo prendere cura in questo processo. E lui dopo mi ha dato i giudici e dopo un altro giorno siamo andati con i suoi giudici e lì che la soluzione è stata trovata. Una, diciamo, una soluzione intermedia tra queste due famiglie. E io, cioè, avevo, come hanno detto, guarda, voi bambini avete la precedenza di tutti. Come siete orfani, siete bambini. Quindi io ho trovato Dio che mi risponde quando io non ci credo più. Quindi ho visto come l'Evangelo fa il primo passo e Dio ha fatto tutto per me. E l'esperienza che per me è stata forte e anche oggi mi fa capire che sempre Dio ci aspetta, Dio può rispondere anche noi quando siamo, diciamo, non ci crediamo più. E questo meravigliosa testimonianza, aveva ragione Redi. E Galeotto, insomma, furono due bottiglie di vino che non hai bevuto tu, ma che hai conservato e poi portate a destinazione. Bellissima la tua storia, sicuramente Vangelo vissuto, una pagina di Vangelo vissuto. Da te Melchior, che sei del Burundi e che insomma adesso stai contagiando tutti anche lì nel tuo paese con la tua esperienza. Sì. Siamo contenti di averti conosciuto Melchior, ti facciamo tanti auguri e sappiamo che comunque sei impegnato con gli esami a Sofia, quindi avrai un gran bel da fare. Avrai un gran bel da fare. Grazie a te, tanti auguri Melchior, ti facciamo tanti auguri. Grazie a voi. E ciao. Alla prossima. Intanto chiudiamo questo nostro spazio dedicato al Movimento dei Focolari e naturalmente alla realtà di Loppiano e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie.